L'ippodromo milanese di San Siro aveva questo pomeriggio due prove di centro. La prima, il premio dei laghi, riservato ai 3 anni in preparazione per il prossimo derby, ha fatto registrare il successo di Palladio davanti a Curago e Scopeto. La seconda corsa di rilievo era la Tris della settimana che vi mostriamo. A quest'ultima prova, premio Leolan Hofer, distanza 2100 metri, dotazione 3 milioni di lire, hanno partecipato 13 cavalli suddivisi in 3 nastri. Con i numeri più alti e con maggiore considerazione da parte degli scommettitori, gli americani Marengo Hanover e Valdeler, i quali tuttavia non entreranno mai nelle fasi decisive. Osservante l'andamento della corsa, in testa ha figurato Eric fino ai 500 metri conclusivi. Qui è passato in vantaggio Fiorenzo, attaccato all'esterno da Decio, protagonista di un brillante allungo. Decio riusciva sulla curva a mettersi davanti all'avversario, ma alle sue spalle sopraggiungeva, trascinandosi il gruppo, Flint. Arrivo molto incerto è successo di Flint davanti a Fiorenzo e allo stesso Decio. Combinazione vincente, 4, 2, 9. Ai 61 vincitori andranno circa 710.000 lire.